Di solito questa è un'accoglienza che si fa ai grandi giocatori, ai fuoriclasse. Per me è stata una cosa inaspettata, perché rimarrà indelebile nel mio cervello, nella mia testa per tutta la vita, perché riservare un'accoglienza così a un giocatore, a un ex, credo sia veramente una cosa bella. Non te l'aspettavi, però ci speravi, dai. A Roma ci hai lasciato il cuore. Sì, Roma comunque ho casa, sono riuscito a laurearmi, quindi sicuramente una parte del mio cuore è rimasta a Roma, quindi ci speravo, però così è stata veramente un'accoglienza inaspettata. Quindi ringrazio ancora tutti i tifosi per l'accoglienza. Juve o Lazio, secondo te chi può lottare Lazio con la Juventus fino alla fine per lo scudetto, oppure vedi la Juventus ancora in vantaggio? Ma sicuramente la Juve forse ha qualcosa in più rispetto all'organico della Lazio, però credo che la Lazio darà filo da torcere alla Juve fino alla fine, quindi sarà un campionato sicuramente molto combattuto fino alla fine. Guglielmo, quel rigore, quel gol decisivo, quel tocco di mano decisivo nell'andamento della partita, secondo te? Sì, credo di sì, perché comunque l'Atalanta fino a quel punto stava facendo un'ottima gara, una partita equilibrata. Peccato perché non siamo riusciti a sbloccare il risultato nel primo tempo, però credo che bisogna guardare avanti, non mi fermo a guardare gli episodi, a polemizzare non ha senso, perché poi credo che a fine campionato tutto si compensi.